capitato a tutti di sentirsi fortunati dopo aver vinto un meraviglioso viaggio, alloggio, vitto e trasporto incluso, verso una meta esotica solamente sognata e vista in qualche pagina Instagram di qualche influencer molto ma molto fortunato, che non fa altro nella vita che viaggiare, viaggiare, viaggiare e poi fotografarsi mentre è impegnato a viaggiare, viaggiare e ancora viaggiare. Beh, che ci crediate o no, questa roba qui capita anche da altre parti, e quando dico altre parti intendo proprio altre parti, pianeti lontani, di galassie lontane, distanti dalla Terra milioni e milioni di anni luce. Ebbene, anche lì si soffre di questa invidia febbrile da social, ed è da un pianeta lontanissimo che comincia la nostra bizzarra storia, da Zeta Russo. Oggi vi parleremo dell'avventura di Terussa, una giovane abitante di Zeta Russo che aveva vinto un viaggio meraviglioso sulla Terra, in Italia. Cittadini, vi ho riuniti tutti per informarvi su una notizia strepitosa. Un abitante del pianeta Zeta Rosso ha vinto una vacanza nella nostra ridente cittadina. Ridente cittadina? Lo so a cosa state pensando. Cosa potrebbe trovare di interessante nella nostra città un extraterrestre abituato a scenari galattici e a tecnologie super sofisticate? Anch'io mi pongo questa domanda, ma tutti noi dobbiamo impressionare il nostro ospite facendogli credere di trovarsi in una città fuori dal comune. Potremmo impressionarlo con una gara di videogame, del resto noi siamo campioni nazionali del gioco Spara Spara Distruggi. Ottima idea! E potremmo portarlo a visitare i nostri luoghi facendogli credere che avvengono delle apparizioni di personaggi venuti da altri pianeti. Ci piazziamo qualche nostro qui cittadino vestito in maniera strana e il gioco è fatto! Faremo un figurone! Terussa aveva vinto il primo premio come migliore studente della sua scuola per essere arrivata prima in geografia galattica. Conosceva tutte le capitali del pianeta Terra e si aspettava di poterne visitare una, ma a seguito di tagli della guida spaziale provinciale, la povera Terussa si ritrova a doversi accontentare di un solo giorno, una sola notte in un paesello di provincia del sud Italia, che davvero nessuno aveva mai sentito nominare, Montecorvino Pugliano. Siamo Terussa, vengo dal pianeta Zeta Russo. Il pianeta Zeta Russo si trova a 4.000 anni luce dal pianeta Terra. Il pianeta Zeta Russo ha premiato me con un viaggio sul pianeta Terra per visitare i vostri luoghi. Siete pregati di non essere ostili, altrimenti, con i miei poteri, potrei disintegrarvi all'istante e ridurvi in polvere. Benvenuta nella nostra città. Io sono il sindaco e loro sono i cittadini di Montecorvino Pugliano. È un piacere ospitarla nelle nostre terre. Ti farà piacere sapere che noi siamo campioni nazionali del videogame Spara Spara Distruggi, cioè siamo i migliori. Vuoi fare una partita? Vuoi fare una partita? Guarda che bello, provalo! Guarda che bello, guarda che bello! Terussa. Vengo dal pianeta Zeta Russo. Il pianeta Zeta Russo si trova a 4.000 anni luce dal pianeta Terra. Thank you.
giunto il momento di visitare i nostri fantastici luoghi. E così la nostra Terossa viene condotta da questa allegra brigata attraverso la città e rimane stupita dalla bellezza delle chiese e dei boschi. Ad un certo punto il nostro gruppo finisce in un luogo misterioso dove si aggirano strani personaggi. Devi sapere che questo luogo è popolato da strani individui provenienti da altri pianeti. Dice davvero, magari potrei incontrare anche qualche abitante del mio pianeta. Ed esattamente in quell'istante compaiono da dietro un cespuglio 3 personaggi misteriosi. Materossa, mentre fissa il sindaco con aria severa, vede in lontananza un gruppo di ragazzi che sta facendo qualcosa di veramente strano. Ma che strano mezzo avete per spostarvi? Strano? Ma strano sarà per te. Queste sono biciclette. Non hai mai visto una bicicletta? È divertente, sai. Noi facciamo lunghe passeggiate in bici. Oppure ci sfidiamo in gare mozzafiato. Dà un senso di libertà andare in bici. È bellissimo. Posso fare un giro? Sì, certo. Prova. Non con poca difficoltà, la nostra Terossa sale sulla bici. Prova a pedalare con incertezza. Ma dopo qualche pedalata riesce a schizzare via inseguita dagli altri ciclisti. Cosa che di sicuro ti piacerà. Qui sulla Terra abbiamo la possibilità di visitare mondi meravigliosi e storie provenienti da altri pianeti. Qui tutto è in un'unica stanza. Ma cosa sta succedendo? Che razza di attività è quella? Che cosa, scusa, non capisco. Quelli lì in fondo, che stanno facendo? Ma come che stanno facendo? Niente. Terossa comincia a dirigersi, quasi ipnotizzata e rapita, verso quei giovani che contemplano la natura. Si ferma a guardare quel meraviglioso far niente, quel modo di vivere che le sembra impossibile e alieno dallo stile di vita del suo pianeta e di quello che il sindaco e i ragazzi le volevano far vedere. Ripensandoci bene, Terossa ha trascorso un giorno fantastico. Al di là dello sforzo del simpatico sindaco e dei cittadini di Montecorvino nell'impressionare il visitatore spaziale, Terossa è rimasta affascinata dalla semplicità della vita condotta dagli abitanti di Montecorvino Pugliano. Una vita fatta di alimentazione sana e gustosa, da luoghi ricchi di pace e tranquillità.